Il masso più grande, quello che minacciava dall'alto la 18, non è più un pericolo. È stato imbracato e spostato leggermente, così non può più precipitare dalla strada della vecchia Littorina sulla statale. I lavori però non sono ancora finiti. Il secondo masso, che si trova più a monte, in realtà non è in una condizione precaria. Dobbiamo indagarne la matrice e capire se effettivamente si può innescare un movimento. Abbiamo già iniziato la sua imbracatura e il suo bloccaggio, con successiva fase eventuale di demolizione in loco per rimuovere l'eventuale porzione in distacco. Ci vorranno da 4 a 5 settimane per riaprire la strada in sicurezza. I lavori costeranno circa 400.000 euro e per farli partire è stato determinante il coordinamento della prefettura. Quello che da evidenziare in senso positivo è la sinergia che c'è stata tra i vari soggetti interessati, la prefettura, l'ANAS, il Comune di Vibo Valentia, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Cioè, tutti insieme ci siamo adoperati per ridurre al minimo i tempi di intervento e per poter consentire in sicurezza la prossima riapertura della Statale 18, che è un'infrastruttura fondamentale per questo territorio. La riapertura della Statale però è solo il primo passo, poi bisognerà fare i conti con la fragilità di quel territorio per evitare nuove frane. Il Comune di Vibo Valentia è destinatario di fondi ministeriali per un importo di circa 5 milioni di euro. Questi fondi sono destinati alla messa in sicurezza di buone parti del territorio. Noi abbiamo pensato di destinare una parte di questi finanziamenti anche per la messa in sicurezza di questo lato del costone. Questo versante è attraversato da una bellissima strada, la cosiddetta Littorina, che ben si presta come percorso ciclabile.